E drogati, giovani d'oggi tutti drogati, capello lungo, capello lunghissimo, origine, donne che fumano, questo è il genere, la gente. E più drogati sono gli organizzatori dei mondiali, e si fanno una droga drogata, organizzano il mondiale in un periodo di pandemia, perché io e Don Beppe ci vogliamo andare a vedere le partite, volevamo andare a vedere le partite dal vivo, ma organizzano nel periodo della pandemia o mondiale nel mese di novembre, che c'è sta l'influenza, in un paese che si chiama Qatar. E allora ti fai la droga drogata. Ha detto, beh, lascia stare, non ci andiamo, stiamoci a casa. Anche perché lo so che molti di voi state pensando, ma tanto l'Italia non si è qualificata, e voi ve ne importa. Ma io non ho avuto il coraggio di dirgli a Don Beppe. Pure l'altro mondiale, io gliel'ho detto. Ci ho messo la cassetta del mondiale del 2006, e ancora convinto che siamo campioni del mondo. Ha detto, io Cannavaro si è fatto vieccio, ma gioco ancora un pallone. Ho detto, beh, io c'ho il pensiero che anche l'anno prossimo facciamo la stessa squadra. Ha detto, ma poi non sono troppo vecchio. Ho detto, guarda, il problema non sono chi si caso vecchio, sono chi le giovani che non ce la fanno proprio. E invece, bene o male, eh? Che poi dopo ho portato Don Beppo a fare il terzo vaccino, perché non ce l'era fatta ancora. Ha detto, no, mi devi chiamare la piattaforma. Ma vieni con me, io. C'è andato in una salumeria, ho detto, buongiorno, vieni, vabbè, dentro. C'era scritto mozzarella vaccina. Ho detto, allora a me mi fai la mozzarella, a chi se ce lo vaccino? Ha detto, no, ma non è mozzarella il vaccino, è mozzarella vaccina. Allora non c'è il vaccino, no. Allora la mozzarella è una bufala, non è bufala, allora il vaccino. Scusate, signor, ma ha detto, senti, se dovete fare il vaccino, andate dall'altra strada e la fanno i vaccini. Vabbè. Siamo andati con Don Beppe, è uscita una signora con tutti i capelli vaporosi. Ha detto, che si è fatto il vaccino? Johnson & Johnson, eh? Sicuro, belli capelli. Poi Don Beppe è entrato dentro, si è fatto il vaccino, è uscito, ha detto, tutto mortificato, che è? Ha detto, mi hanno fatto un sacco di cazziate, perché? Ha detto, lei viene a quest'ora, è venuto tardi, ha parcheggiato male, si è vestito malissimo. Ha detto, beh, non ti preoccupare, è normale. Ti hanno fatto il vaccino e mo ti hanno fatto un richiamo. Sei a posto, ne fa niente giù. Sei tranquillo. Rilassa. Poi siamo messi in macchina per tornare a casa. Ha detto, ma ha detto a me, ma ha detto il dottore che mi deve fare male un po' il braccio. Ti fa male un po', sì. Ha detto, però state attento che può darsi che più tardi vi diventa un po' duro. Ci tombe, allora fammi. Ci mi sa quindi. Ha detto, ma che stai correndo? Perché oggi fai due cose buone. Ti fai un vaccino e fai contento a tua moglie Giussi che stasera champagne! E droga, ci dai, droga, droga!